8 dicembre. Allora, come da tradizione, oggi 8 dicembre, domenica, si fa l'albero di Natale e finalmente anche noi siamo riusciti a farlo. Allora, quest'anno ho deciso di cambiare colore dell'albero, nel senso che allora l'anno scorso l'ho fatto con delle palline di recupero che mi aveva dato Fede sul rosa, mentre gli altri anni l'ho sempre fatto sul rosso, ma non sono mai riuscita a trovare un colore che veramente rappresentasse in un certo senso i colori della mia casa, perché come ben sapete noi abbiamo il pavimento grigio e di conseguenza volevo un qualcosa che si abbinasse al pavimento grigio, un colore che stesse bene con il tipo di pavimento che abbiamo noi. Allora abbiamo pensato, ripensato, abbiamo pensato di farlo tutto bianco, abbiamo pensato di farlo bianco e argento, ma non mi convincevo, fino a quando poi Pietro e Nea mi ha detto: mamma, facciamolo azzurro. Allora, essendo che, vero Tato? Capito. Allora, essendo che ho degli accessori che riprendono quel tipo di azzurro, abbiamo la parete, abbiamo degli accessori in cucina come la spugna, lo strofinaccio, gli utensili, per cui mi sono convinta, ecco, di questo colore che comunque mi piace tantissimo. Quest'anno mi piace proprio tanto quel tipo di azzurro, quindi non ho voluto più di tanto esagerare con gli addobbi, cioè nel senso che ho tenuto i miei cari. Guarda. Sì, l'Avenger di Pietro. Quindi ho tenuto i miei cari vecchi addobbi bianchi, perché ne avevo tantissimi, quelli li riutilizzerò sempre, e ho voluto prendere dell'azzurro, ecco, degli accessori azzurri, e devo dire che il risultato mi piace molto. Adesso vi lascio al video. 3, 2, 1. Ecco qua il nostro albero. Allora, vi faccio vedere, partiamo dal basso. Allora, queste sono le palline vecchie, ecco, diciamo, prese al brico. Sono innevate, molto molto carine, e ne ho di due dimensioni. Le ho sia grandi che più piccoline. Devo dire che queste le ho da tantissimi anni e mi ci trovo molto molto bene. Poi, sempre del brico, ho queste a forma di fiocco di neve. Poi queste sono quelle che ho preso al brico. Poi adesso invece passiamo a quelle di Maison du Monde. Allora, invece da Maison du Monde ho preso queste, guardate un po', queste sono completamente trasparenti in plastica. Poi queste, sempre in plastica, ma sembrano di vetro perché sono lucidissime, sempre Maison du Monde bianche. Poi ho preso queste che sono azzurre satinate. E queste che sono sempre azzurre, carta da zucchero, dalla videocamera sembrano più scure, sempre Maison du Monde. Poi sempre Maison du Monde ho preso questa fatta in legno con scritto Very Merry Christmas to you, con queste palline su bianco e legno. E poi sempre della stessa linea ho preso questa, anche questa molto molto carina, azzurra e legno dietro. Fine questa a forma di luna con questi abeti glitterati, molto carino. Anche questa è sui toni dell'azzurro e del bianco, e poi dietro è completamente in legno.
con questa stellina che scende sempre glitterata. Poi oltre al ghiaccio ho preso anche le stelline sempre al Brico qualche anno fa, e sono queste. Come potete vedere le ho messe sparse, ne ho messa una qua, qua, ne ho messa una qua, una qui, un po' sparse con il ghiaccio qua. Poi sempre da Maison du Monde ho preso le pigne. Guardate che belle! Eccole qua. E ho deciso di metterle un po' sparse. Ecco, ne ho messa una qui, una qui, una qui, una qui, una qui, una qui, sono un po' tutte sparse. Poi questa scritta Christmas con Babbo Natale. Poi questo Babbo Natalino in stoffa, carinissimo. Questo angioletto, sempre sui toni dell'azzurro, in stoffa. E qua, Tato, in stoffa con il vestitino, il cappellino. Sì, con il vestitino e il cappellino in lana. Questa pecorella, guardate che bella, ve la tolgo così ve la mostro meglio. Guardatela un po'. Eccola qua. Infine, sempre in legno, questa che ho preso dai cinesi, bianca e legno, che volendo diventa oro, tutta pagliettata. E punta ho preso questo cuoricino in polistirolo con in fondo due pignette e due foglioline di abete. Questa ghirlanda verde mi è piaciuta perché ha questi aghetti sottilissimi, e poi ho messo le bacche, guardatele un po', con i fiorellini bianchi.
e le pigne sempre quelle di Maison du Monde. Poi sempre da Teddy ho trovato questa scritta Home, che non c'entra niente col Natale ma riprende i colori, quindi l'ho assolutamente presa. Di sottofondo, tra l'altro nel sottofondo sentite la voce di Pietro Enea che gioca. Infine le luci, che grazie a Fede ho scoperto queste luci meravigliose, perché come potete vedere non si vedono, cioè sono verdi come l'albero e ragazze non si vedono, si vedono solo questi piccoli led. Tra l'altro quest'anno su consiglio di Fede ho deciso di prenderli calda, a luce calda, e devo dire che l'effetto mi piace un sacco. Guardate un po' che bello l'effetto di queste luci invisibili, bellissime ragazze, sono favolose. Allora adesso, dopo avervi fatto vedere tutti i miei addobbi di Natale, ho pulito la casa, ho sistemato la mia cucina. Tra l'altro ragazze, oggi me ne accorgo dalla videocamera, c'è una luce pazzesca, c'è una giornata stupenda. Allora, volevo farvi vedere questa maglia che tanto avrete già visto su Instagram, sull'Instagram di Fede, sull'Instagram di Chiaretta, perché bene sì, questo è il regalo di Chiaretta. Idem le calze, mi ha regalato uno stock di calze natalizie bellissime, quindi la ringrazio pubblicamente, le mando un bacione grandissimo. Allora adesso, dopo aver fatto tutti i miei addobbi, dopo aver addobbato la casa, e non vedevo l'ora perché ragazzi, cioè, l'atmosfera natalizia è super magica. Poi io penso che quando ci sono dei bambini il Natale diventa ancora più magico, quindi mai avrei pensato di fare un albero di Natale così, un po' baby, perché questo tipo di azzurro mi ricorda un po' l'azzurro baby, bebè, ma mi piace proprio tanto, tanto, tanto. Allora adesso vado a vestirmi perché andremo alla Allora eccoci qua all'outlet. Guardateli un po' le prese con il seggiolino. Pietro, come prendersi una bella polmonite? Oh, a chi? A chi? Allora adesso sì, ci siamo anche portati dietro il passeggino perché cammineremo parecchio, per cui dato che Pietro e Nero dormendo in macchina, abbiamo deciso di portarci il passeggino. Ora volevo farvi vedere, perché poi prima uscendo di casa non sono riuscita a farvela vedere, una borsa che mi hanno regalato. Una borsa con scritto, guardate, con scritto Maestra Ale. Meravigliosa, è una borsa di Pepita, tra l'altro ha queste frange che volendo si possono staccare. Di ritorno e ciao! Abbiamo girato un po' di negozi ma non siamo riusciti a trovare quello che
voleva. Volevamo, cioè la mamma non è riuscita a trovare un bel tubo. Allora, per Pietro abbiamo preso qualche completino da Ralph Lauren e poi un bellissimo Woodrich che volevo anch'io, ma ovviamente nero non c'era, quindi abbiamo rimandato tutto a mercoledì, che dovrebbero riassortirli. Allora, io con questo video vi saluto, con questa bellissima atmosfera natalizia. Allora, io con questo vlog vi saluto, vi mando un super bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!